Una cinquantina di lavoratori della TUA, la neonata Società Unica del Trasporto Pubblico Regionale, hanno manifestato questa mattina sotto la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara. Il sit-in rientra nell'ambito dello sciopero di 24 ore indetto dalla FILT CGL e dall'UGL Trasporti. Sindacati e lavoratori contestano la politica della Giunta D'Alfonso sul trasporto pubblico, dicono no ai tagli economici e ai servizi e chiedono che la nuova azienda unica TUA sia una vera e propria opportunità di rilancio del trasporto pubblico regionale, evitando di commettere gli errori del passato che ne hanno penalizzato lo sviluppo. Un altro aspetto è sicuramente quello di destinare le risorse del trasporto pubblico locale solo a questo capitolo, solo a questa tipologia di servizio, evitando di utilizzare le risorse del TPL ad esempio per fare attività turistiche come avviene all'interno della Società Unica di Trasporti. Quali sono le zone con maggiori criticità dal punto di vista dei trasporti nella nostra regione? Nello specifico abbiamo problemi sicuramente nella Valle Peligna, abbiamo problemi nella Marsica e sicuramente abbiamo grandissimi problemi anche in provincia di Teramo. Nel pescarese quali sono le situazioni di maggiore criticità? Secondo il nostro punto di vista l'utenza è stata penalizzata in tante circostanze e l'azienda, come dire, è stata latitante in questi ultimi anni e noi siamo preoccupati perché se noi perdiamo utenza perdiamo automaticamente lavoro.